A Barretteri di Seminara, ieri sera un grande successo per il presepe vivente, ma noi abbiamo ascoltato gli organizzatori. Dopo tanti sacrifici, una manifestazione, ecco, riuscitissima, ecco, presenza numerose di persone, non solo di Seminaro o qui dintorni, ma anche di altri paesi come Reggio Calabria, ecco, abbiamo visto gente di Sì, Vibo, da tutta la piana, in poche parole, sì. Siamo così alla quinta edizione finalmente del presepe vivente a Barretteri e niente, si possono degustare diversi prodotti tipici come la ricotta, le zeppole, le caldarroste, il vino e tant'altro. E niente, noi vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco per il supporto che ci ha dato, ma non solo loro, anche tutti i cittadini, gli sponsor che ci hanno sostenuto fino alla fine e le ringraziamo veramente. Ecco, tanto lavoro per realizzare Sì, ciò che vedete, circa 2 mesi, 6 mesi di lavoro, tutti duro. compatti con questa piccola Sì, comunità, tutti uniti tutti uniti per un solo obiettivo, per ecco, fare un presepe vivente che resterà nella storia. Ecco, una buona riuscita, sì. quando la comunità è unita, ecco, si fa anche un Salve. self, ecco, dopo aver lavorato tanti giorni per realizzare ciò che avete fatto, ecco. Qual è il messaggio che mandiamo? Un messaggio che mandiamo è che Natale è accogliere un bambino in un cuore che diventa di paglia, un cuore cioè umile, capace di comunione, capace di relazione, capace di camminare insieme l'uno a fianco all'altro, come Ecco queste due perché. gemelle che lavorano tanto anche qui, insieme a tutti gli altri che hanno fatto veramente tanto. E il messaggio è proprio questo, è che una comunità insieme festeggia il Natale. Perché non possiamo festeggiarlo da soli, ma lo E la Chiesa è festeggiamo insieme. presente, ecco, con voi. E la Chiesa è presente perché la Chiesa sostiene questi atti, che sono atti di fede, sono atti di fede, che, fede genuina, fede popolare, fede Una comunità attiva, una ecco, comunità attiva, persone questa di attive sia con Barrettieri, la Chiesa che sia sia anche con le altre associazioni che qui collaborano e il comune di Seminara che ha Ecco, aiutato. lei prima parlava di queste due sorelle, ecco, che sono attive a 360 60 360 gradi, fanno di ecco. tutto e di Fanno più di tutto e di più per questa comunità, insieme a ecco. tutti gli altri perché sono Insieme, sì, tanti insieme a tutti tanti gli anni altri, ma loro fanno una buona parte. ora fanno una E insieme a parte loro c'è anche. Siamo un bello gruppo, dai. Insieme a loro c'è anche la Sì, signora, buonasera, ecco, buonasera. anche lei per la comunità, si presta per Sì, la comunità. che stiamo cercando di portare di nuovo dopo il Covid, di fare qua queste bellissime manifestazioni. Quindi è un presepe che è riuscito, che è andato alla La grande. presenza, lo dice lei, le Molto, immagini che molto, stiamo molto, mandando, ecco, molto, con questa massiccia presenza di sì, persone. e siamo contentissimi perché finalmente tutto quello che noi, come si dice, si desiderava, lo vediamo qua questa sera, Dopo tanti sacrifici, sì, ecco, con avete grande fatto. gioia, con grande gioia. Ecco, lei stava dicendo prima. È la sesta edizione già che qui a Barrettieri si fa con il presepe vivente. E quindi questo, come diceva prima la nostra cara amica, questo riprendere dopo il Covid è ancora, diciamo, un momento di gioia perché ci rivede tutti di nuovo per strada, tutti di nuovo insieme a gioire e a stare vicini l'un l'altro. E qui in questa comunità ci sono valori e tradizioni. E Valori e tradizioni che si cercano di portare avanti, no? Quei valori che sono poi oggi valori di. mancano, in alcuni luoghi mancano, qui Purtroppo, persistono. Ecco. qui persistono, purtroppo mancano perché dove non ci si sta vicini, l'uno a fianco all'altro, l'uomo è fatto per essere con gli altri, non per stare da solo. Allora, questi momenti di aggregazione sociale e di fede ci aiutano sicuramente a vivere meglio e a vivere meglio anche il Santo Natale.